Amici miei, buongiornissimo, sono qui con il signor Cubotta perché oggi iniziano le lavorazioni per tutta la stagione autunnale invernale. Infatti oggi è la vera prima lavorazione del Cubotta, infatti mi è arrivato da pochi giorni. L'ho testato un attimo con un attrezzino dietro della DSV così per capire un attimo come funziona, perché qui non abbiamo una macchina a variazione continua con cambi eccetera, ma abbiamo una macchina idrostatica divisa per tre gambe, lenta, media e veloce. Ogni gamma ha un rapporto di coppia diverso, quindi la lenta avrà un sacco di coppia, tutta la coppia che va a sprigionare questo 1500 4 cilindri 40 cavalli, la media velocità avrà meno coppia e più per gli spostamenti in campo oppure per fare lavorazioni veloci, l'alta gamma abbiamo quella per correre in strada, per arrivare ai 30 km orari. Quindi la macchina, ok, l'ho già provata per capire come funzionava, ma inizierà a lavorare da oggi, inizierà oggi a fare qualche oretta in più e soprattutto la andremo a mettere sotto sforzo per la lavorazione che andremo a fare oggi. Prima lavorazione di una serie di lavorazioni prima di arrivare alla preparazione e al trapianto di radicchi, cavoli, finocchi e moltissimo altro. Una lavorazione importantissima per le mie coltivazioni, per il mio terreno. Troviamo già l'attrezzo qui collegato al Cubotta. Fondamentale proprio questa lavorazione perché oltre a decompattare il terreno andando molto in profondità abbiamo un'unica lama che si chiama ancora drenatrice, arriviamo all'incirca sui 50-60 cm di profondità e oltre a questo, quindi andare in profondità, scompattare tutto il terreno, andiamo a creare anche un tubo, un cunicolo sotterraneo che andrà a fungere da drenaggio. Come possiamo vedere, questa qui è l'ancora drenatrice, quindi un singolo elemento collegato al telaio della DSV, come ti dicevo prima, una mega ancora che pesa un sacco, infatti per montarla mi sono spaccato la schiena, però sai, è ferro, deve lavorare sul terreno e soprattutto è costruita con spessori molto molto importanti, robustezza incredibile. E proprio quello che ti dicevo prima, creare cunicoli sotterranei. Questa palla che ti ho appena fatto vedere, lavorando a grandi profondità, va a creare a 360 gradi una pressione sul terreno. Questa pressione qua va a realizzare un cunicolo sotterraneo che andrà a fungere da drenaggio. Quindi tutte le piogge che cadranno verranno drenate e scaricate all'interno dei fossi. Una funzione molto interessante è che sì, possiamo far scaricare l'acqua all'interno dei fossi se colleghiamo il nostro drenaggio al fosso, quindi partiamo direttamente dal fosso, andiamo dentro con l'ancora e dopo iniziamo a fare la lavorazione. Ma cosa ancora più interessante, periodo di siccità, beh, non colleghiamo i fossi del nostro campo ma facciamo una lavorazione solamente centrale. Tutti questi canali che abbiamo fatto sotterranei si riempiranno di acqua, sarà diciamo una riserva idrica per le nostre piante. Questo qua aumenta la ritenzione idrica del terreno, cosa non da poco. Quindi signori, saliti sul mezzo, direi di dire giù tutto. Accesi questi 4 cilindri 1500 centimetri cubici, guardate lo sterzo, cioè qualcosa di incredibile. Direi di metterci in posizione. Ieri sera ho fatto un test proprio con questo attrezzo qua per capire come funzionava ed effettivamente come lavorava e ora direi di iniziare a fare la lavorazione vera e propria per capire come lavora sia il Cubotta che l'attrezzo, perché lo stiamo testando tutto in diretta. Le prime 5 ore di utilizzo su questa macchina qua tra test vari le abbiamo fatte, ora direi però di fare sul serio e iniziare a fare un po' di più ore, un po' di più lavoro. Come avete potuto vedere, quello che ti dicevo prima l'abbiamo messo in pratica, quindi questo taglio che viene fatto dall'ancora drenatrice con la palla sottoterra va a creare questo cunicolo sotterraneo dove può drenare l'acqua. Beh, la macchina lo tira perfettamente, considera che quell'ancora là è studiata per trattori da 35 a 60 cavalli. Come avete potuto vedere, l'abbiamo inserita tutta nel terreno, cioè il sollevamento era abbassato del tutto, si trovava nella posizione 1 e come puoi vedere la lavorazione che ha fatto l'ha fatta senza fatica. Ha avuto un punto là che si è leggermente bloccato perché c'era un sasso sottoterra, c'era un sasso, l'ha bloccato, allora molto semplicemente tirato su leggermente il sollevatore, andato avanti e ripartito. Ma problema di sasso, il sasso non lo spacchiamo, però sul terreno, terreno ad impasto medio pesante, franco limoso principalmente,
Direi che lo tira benissimo e qui non sta tanto nella cavalleria, ma sta in tutta la macchina, nel peso, come lavorano le quattro ruote, e qui siamo riusciti a fare la combinazione perfetta, perché anche essendo un idrostatico, quindi non un trattore a marce, ok, ci regoliamo la velocità e i giri motore con il piede, ma avendo anche una sorta di cruise control riesco a regolarmi 10 gambe che mi permettono di fare tutte le lavorazioni. Quindi invece di stare là con il piede, accelerare, abbassare, eccetera, eccetera, ci impostiamo noi le gambe, lavora il motore direttamente da solo, noi non dobbiamo accelerare, fare niente. Il risultato è questo, che fa un lavoro pauroso. Considerando che il terreno dove ci troviamo è fermo all'incirca da un anno, voglio fare una lavorazione doppia. Solitamente facciamo una passata all'incirca ogni metro, metro e mezzo. Beh, in mezzo a questo metro e mezzo voglio fare un'altra passata, in modo da creare più cunicoli sotterranei. Conosco il mio terreno, so che qui quando piove si compatta tutto e viene fuori uno stagno. Voglio osare un po' di più, fare qualche drenaggio in più, e soprattutto, visto che la macchina lo tira e andiamo belli in profondità, rompere quella suola di anni e anni e anni e anni di lavorazioni con l'aratro. 40 cm c'è una suola di lavorazione che neanche con una trivella per piantare i pali si riesce a trapassare, da quanto compatta è. Quindi, visto che il trattore lo tira, facciamo una lavorazione in più e cerchiamo di rigenerare un po', non solo questi 40 cm, ma andare leggermente più fondi e iniziare a colonizzare una parte un po' più grande, per portare benefici al terreno, prima cosa, meno ristagni, importantissimo per tutta la fauna e la flora che si trova all'interno del terreno, funghi, batteri, eccetera, e soprattutto le radici. Le radici possono andare più in profondità, possono crescere meglio le piante, e successivamente con le lavorazioni che andremo a fare più avanti il terreno sarà molto molto più sciolto. La lavorazione che stiamo effettuando, inoltre, un'andata l'ho fatta bella fonda, la seconda centrale la sto facendo ad una altezza, diciamo, maggiore, in modo da creare due cunicoli a due distanze diverse. Questo qua permette di creare drenaggi che portano via l'acqua a diverse altezze e soprattutto delle camere piene di acqua a diverse altezze, in modo che le radici possano arrivare a livelli diversi e trovare dell'acqua fresca da raccogliere per crescere più vigorose. Non vorrei dire, ma mi sono fermato con tutta l'ancora giù, guarda, non slitta neanche, bestiale. Dopodiché, grazie a questa funzione qua, che ci permette di avere lo sterzo agevolato, in pratica la ruota interna tira di più e quindi ci permette di sterzare la macchina in ancora meno metri. Infatti Kubota detiene i brevetti per uno dei migliori sterzi e anche sterzi più maneggevoli, più agevoli sulle macchine agricole, operatrici e quant'altro. Ancora drenatrice della DSV, un attrezzo veramente fantastico da ogni punto di vista, che sto utilizzando per questo progetto e anche per sperimentare e per fare soprattutto tutte le mie coltivazioni. Robustezza molto molto elevata e soprattutto una cosa che mi piace un sacco: saldature e spessori fatte a regola d'arte. Prima di cimentarmi al 100% nel mondo dell'agricoltura ho studiato meccanica e meccatronica, e lo studio delle saldature e degli spessori è stata una cosa che mi ha sempre appassionato, e vedere in queste macchine, in queste attrezzature, questi principi utilizzati a regola d'arte sono un qualcosa di fantastico, perché ti fanno capire quanto l'attrezzatura sia valida. E anche l'ultima passata sul primo lotto con l'ancora drenatrice l'abbiamo terminata. Ora faccio un attimo qui la testata dove ho calpestato di più, in modo da spaccare anche qui la crosta sottostante, e dopodiché direi che lo possiamo mettere a nanna per il weekend. Ero qui che stavo ammirando il lavoro appena terminato, il lavoro fantastico, uno dei primi, e mi stavo chiedendo, pensa te che tutte le lavorazioni del terreno, da quando era così a quando era trapiantato, lo facevo totalmente a mano. Ora un po' alla volta
posso stare leggermente più seduto e sto meccanizzando il tutto. E dicevo, ma quanta passione è che ho per fare una cosa del genere? Cioè il trattore quando sforza, si pianta, perché a 60 cm trova qualcosa che non gli permette di andare avanti. E quando succedeva quello ero là col motocoltivatore a spingere come un disperato. Spettacolo, veramente, veramente spettacolo. E che dire, signori miei, per oggi è tutto dal mio nuovo amico Kubota. Direi di salutarci, di andare a finire il lavoro, di rivederci ad una nuovissima puntata del diventare un trattorista col Kubota. Potremmo chiamarlo così questo progetto. Boh, vedremo nel corso del tempo. E ciao a tutti! Ora stiamo iniziando la lavorazione direttamente dal fosso. Quindi abbassiamo il sollevamento in modo da creare un drenaggio che scarica direttamente all'interno del fosso. Quindi un drenaggio si ferma lì e un drenaggio scarica. Facendo in questo modo abbiamo un po' di riserva d'acqua, abbiamo anche una parte che va a scaricare, quindi riusciamo a compensare entrambi i lati in modo migliore.